Si alza il sipario sulla Serie C Now 2024-25 al Nereo Rocco di Trieste. Si sfidano Triestina e Arzignano. Grande attesa per vedere all'opera due progetti tecnici nuovi. L'idea di calcio propositivo di Michele Santoni alla Triestina. L'ambizione e il coraggio del nuovo Arzignano affidato ad Alessandro Bruno. Club che partono con obiettivi diversi. Quello dei giallocelesti è la caccia, la terza salvezza consecutiva tra i professionisti. Non si nasconde invece l'Alabarda che vuole puntare al salto in Serie B. È un primo tempo incastrato grazie al piano gara dell'Arzi che funziona perfettamente. Il primo tiro in porta per la Triestina arriva al minuto 22 con Raimonds Crollis. Dall'altra parte Struna interrompe questo triangolo anticipando Barba e mandando l'Arzi dalla bandierina. Ci prova Boffelli approfittando delle maglie un po' larghe della difesa della Triestina su questo piazzato, ma non c'è nessun problema per Ross. Dalla bandierina anche la Triestina che libera D'Urso, liscia l'impatto col pallone il 30, tornato in alabardato dal Cosenza. Questa la migliore occasione del primo tempo con Crollis che forse toglie il pallone ad Attis sulla rifinitura di Elazrak. Libera il sinistro dal limite il Lettone in prestito dallo Spezia, ma risponde all'altezza Boseggia. Nella ripresa alza i giri del motore la Triestina, ancora da calcio d'angolo si libera Rizzo con i blocchi ma non trova la porta. Poi Elazrak con la specialità della casa, cioè il dribbling, non è invece il pezzo forte di D'Urso il colpo di testa. D'Urso che però entra in scena alla mezz'ora, serie di finte, ondeggia e poi disegna questo cross sulla testa di Attis. C'è il riflesso di Boseggia ma c'è anche il fiuto del gol di Omar Correia che fa la cosa più difficile nella partita della Triestina, cioè sblocca il risultato con il suo secondo gol in alabardato. Da rivedere lo stacco imperioso di Attis, la risposta di Boseggia che però poi non può nulla sul tap-in del franco senegalese. E a questo punto si scatena la Triestina, qui assist di Vertainen per Vicario che sbaglia ma è comunque in fuorigioco. Nel dubbio Vertainen fa tutto da solo nell'azione successiva e lo fa benissimo, azione stilosa del centravanti finlandese che fredda Boseggia sul primo palo dopo il doppio dribbling prima su Minillo poi su Centis. Mostra soltanto la targa al centrocampista dell'Arzignano e firma il 2-0 per l'Alabarda che trova addirittura il gol della sicurezza nel giro di 6 minuti. Arriva l'episodio del calcio di rigore guadagnato da Rizzo per l'intervento di Cerretelli, chiamata dubbia ma rigore che Attis trasforma spiazzando Boseggia con grande freddezza. La gioia del franco itiano portato in Italia dall'Inter è arrivato a Trieste dal Trento dopo il prestito alla Feralpi nella seconda parte della stagione scorsa. Qui l'intervento di Cerretelli che sembra nettamente sul pallone. Attis è freddissimo e non può niente. Boseggia nel finale con l'orgoglio, ci prova l'Arzignano che fa entrare Menabò al posto di Nepi. In attacco è l'ex centravanti della Torres tra i più attivi, così come Cerretelli che qui ha questa doppia chance, prima col sinistro respinto poi con il destro, palla in curva, abbassa di qualche tacca l'attenzione difensiva alla Triestina che però dall'altra parte trova Praterie, la seconda chance della partita di Vicario, stavolta la posizione è regolare, la mina però è nettamente imprecisa sull'assist dell'islandese Jonsson che poi ha a sua volta l'opportunità di scrivere il 4-0. Ancora molto attento Boseggia a chiudere la strada all'islandese. L'ultimo tentativo della partita è ancora di Simone Menabò che fa fare bella figura a Kelle Ross dal piazzato che aggira la barriera ma trova la respinta pronta del portiere della Triestina. Inizia col piede giusto il campionato dell'Alabarda che torna a vincere una partita a Rocco dopo quasi 10 mesi. È durata un'ora la partita dell'Arzignano che si è sciolto dopo il gol dell'1-0 di Correia.